Buongiorno a tutti, io sono Alfred73 e oggi vediamo come funziona un pannello LCD e come effettuare una diagnosi della scheda T-CON, la scheda che controlla il pannello. Vedremo quali sono le tensioni generate da questa scheda, a cosa servono e come andarle a verificare. Questa scheda, collegata al pannello LCD attraverso dei flat, genera tutti i sincronismi per visualizzare le immagini sul vostro schermo TV. Per capire meglio come funziona una scheda T-CON, dobbiamo capire come funziona un pannello LCD. Innanzitutto, nella parte posteriore abbiamo una cornice dove è presente una lampada che irradia della luce bianca. Un tempo erano lampade al neon, oggi sono LED che irradiano questa luce bianca verso il pannello anteriore. Questa luce raggiunge dei filtri a cristalli liquidi LCD che filtrano a comando i colori primari R, G e B, dando vita attraverso dei sincronismi all'immagine finale, composta da tanti pixel a seconda della definizione del pannello. Pannello 8K, per esempio, ha 7680 pixel orizzontali per 4320 verticali. Ciascun pixel è costituito da tre filtri basati su dei cristalli liquidi in grado di muoversi a seconda della tensione loro applicata. La parte posteriore del pixel è irradiata da una luce bianca dal pannello LED. L'orientamento dei cristalli cambia a seconda della tensione applicata. Questa luce bianca viene lasciata passare o bloccata dai cristalli a seconda di come si dispongono in parallelo o perpendicolare rispetto al fascio di luce. Questi cristalli faranno passare o meno la luce attraverso il filtro. Dalla combinazione dei tre colori fondamentali si ottengono milioni di colori. I cristalli infatti vengono alimentati con una tensione analogica. A tensioni diverse corrispondono angoli di posizionamento diversi, che genera diverse gradazioni di colore. Le dimensioni di questi pixel sono microscopiche ed il loro numero per pollice quadrato identifica il cosiddetto pixel per inch, uno dei fattori principali di qualità di un televisore. Ad esempio, un televisore da 30 pollici da 73 pixel per inch avrà una definizione maggiore e quindi anche un costo maggiore rispetto ad un 40 pollici che ha soltanto, si fa per dire, 55 pixel per inch. I pixel per inch pertanto sono fondamentali per comparare tra loro televisori appartenenti a marche e modelli diversi. Ma torniamo ai nostri pixel. Essi sono disposti in una sorta di matrice composta da righe e colonne. Scendiamo più in dettaglio e vediamo come attivare il singolo filtro RGB del singolo pixel. Per pilotare con una tensione variabile ogni singolo cristallo RGB si utilizzano dei transistor cosiddetti TFT, cioè Thin Film Transistor, transistor su pellicola sottile, che alimentati con una tensione variabile analogica moduleranno l'orientamento dei cristalli e quindi il colore visualizzato. Dall'altro lato, pilotando con una tensione positiva o negativa la base del transistor, si può decidere quale pixel accendere e quale tenere spento. Il colore da visualizzare per ogni singola riga entra attraverso le colonne dove tutti i cristalli dello stesso colore sono collegati tra loro in colonna. Questi transistor in realtà sono da considerare più come dei MOSFET, dove il drain è collegato alla linea del colore R, G o B, mentre il source è collegato al cristallo liquido R, G o B. L'attivazione della riga da visualizzare in un certo istante avviene attivando con una tensione elevata di 20 volt tutti i gate collegati a quella riga da visualizzare e tenendo spenti con una tensione negativa di meno 5 volt tutti gli altri gate di tutte le altre righe del pannello. Ripetendo sequenzialmente e successivamente questa operazione per tutte le altre righe del pannello, si riesce a visualizzare tutta l'immagine in una frazione di secondo.
In questo modo, pur essendo collegati tra loro in colonna tutti i drain della linea colore corrispondente RGOB, i dati del colore saranno visualizzati solo dalla riga attiva. La scheda TCON permette di sincronizzare i dati inviati sulle colonne con le righe da visualizzare con quel dato. Tutti questi dati relativi al colore da visualizzare e alle righe da accendere vengono trasmessi al pannello in maniera seriale. All'interno infatti della matrice sono presenti dei chip on glass che si occupano di decodificare questi dati e convertirli in parallelo. La tensione di accensione del MOSFET di riga prende il nome di VGH, Voltage Gate High, o VON spesso, mentre le tensioni di spegnimento delle altre righe Voltage Gate Low, spesso denominata VOFF. Queste due tensioni hanno un valore VON di 20 V e VOFF di meno 8 V. Dall'alto delle colonne della nostra matrice scendono le tensioni del colore, variabili per ciascun filtro RGB a seconda della graduazione del colore da visualizzare. Pertanto il colore che ne risulta alla fine è dato dalla graduazione di tre tensioni diverse per i tre cristalli fondamentali. Attivando soltanto i gate di quella specifica riga, i dati presenti collegati in parallelo verranno visualizzati solo su quella riga del pannello. Una volta attivato il gate del MOSFET, la tensione proveniente dalla linea dati viene passata infatti al cristallo liquido corrispondente. In parallelo a questo è presente un condensatore che aumenta la persistenza sullo schermo del colore. La tensione VCOM è una massa virtuale compresa di solito tra i 5 e 7 V. Questa massa virtuale permette di alimentare il cristallo liquido con la tensione AVDD che varia da 0 a 16 V e rispetto a questa massa centrale di 7 V risulterà a talvolta alimentare positivamente e talvolta negativamente il cristallo liquido in modo da evitare che si blocchi. Su questa curva di questo grafico possiamo meglio osservare le tensioni variabili necessarie per alimentare il cristallo. Ad esempio, le tensioni V4 e V7, che sono opposte alla VCOM, generano nel pixel lo stesso identico colore. La tensione VCOM è di solito compresa tra 5 e 7 V. Tutte queste tensioni che abbiamo esaminato, pur variando leggermente da produttore a produttore, sono riscontrabili su tutte le schede TCON attraverso degli specifici test point sul circuito stampato. Vediamo le altre tensioni che entrano nella TCON. In ingresso abbiamo la VDD, Voltage to Drain, da 12 V proveniente dalla scheda madre, che serve per alimentare tutta la scheda TCON. Questa tensione viene utilizzata per generare direttamente 3,3 V per alimentare il microprocessore dei sincronismi. Il processore, ricevuto l'ordine di visualizzare un'immagine, accende un DC-DC converter per generare tutte le altre tensioni necessarie. Ad esempio la tensione AVDD, Analog Voltage to Drain, da 16 V, necessaria per generare i colori, nonché la tensione VON e VOFF, necessaria al gate driver IC per accendere e spegnere le righe rispettivamente. Il DC-DC converter genera anche tensione VCOM, o massa virtuale, tra i 5 e 7 V, che si colloca in posizione centrale rispetto alla VDD per alimentare i cristalli liquidi in maniera alternata. Il processore dei sincronismi, in base ai dati presenti sul cavo LVDS proveniente dalla scheda madre, genera tutti i comandi di riga e di colore, cioè di colonna. Ora che conosciamo il funzionamento della scheda TCON, possiamo andare ad aprire il nostro televisore. Modello Sony Bravia KDL32BX300 sarà la nostra cavia. A sinistra abbiamo l'alimentatore switching, a destra la scheda madre del televisore.
Osservando lo schema elettrico di questo alimentatore, tra le varie tensioni abbiamo la tensione fissa di standby di 5 V per alimentare il microprocessore sulla scheda madre e una tensione di 12 V per tutto il resto. In più fornisce anche le tensioni, le alte tensioni di alimentazione dei trasformatori per le lampade al neon contenute sul retro. Si tratta infatti di un televisore molto vecchio che non utilizza i LED. Il microprocessore centrale, funzionante a 5 V fissi, una volta ricevuto il comando di accensione del televisore, ordina all'alimentatore switching di fornire tutte le altre tensioni in uscita dei 12 V dell'alimentazione della scheda T-Con e dei trasformatori per le lampade al neon. Quando un televisore ha problemi di accensione dallo standby, il responsabile è quasi sempre l'alimentatore switching o il comando del microprocessore, quindi bisogna andare a controllare queste tensioni. I componenti maggiormente soggetti a rotture sono i condensatori elettrolitici, i MOSFET di switching e i diodi di raddrizzamento. Ad ogni modo, torniamo alla nostra scheda T-Con. Il segnale LVDS parte dalla scheda madre e arriva alla scheda T-Con posta nei pressi del pannello LCD. E qui purtroppo per accedere alla scheda T-Con dobbiamo fare dei salti mortali, dobbiamo svitare tutto il frame, tutta la cornice in metallo che blocca il pannello per liberarlo e poter accedere alla scheda T-Con. Prima però andiamo con dello scotch a bloccare il pannello sul lato anteriore per evitare che questo possa rompersi. Quando andate a girare, a muovere questi pannelli, dovete utilizzare, è inutile dirlo, la massima attenzione perché sono estremamente fragili. Una volta avuto accesso alla scheda T-Con posta di solito nella parte alta o bassa del televisore, spesso in posizione centrale, anche se nel mio caso è un PCB abbastanza lungo, andiamo a vedere dove si trovano i test point e analizziamo le componenti principali di questa scheda T-Con. Innanzitutto abbiamo il cavo flat proveniente dalla scheda madre che porta i dati dell'immagine da visualizzare sul pannello e l'alimentazione 12 V e la massa. Le tensioni provenienti dalla scheda madre entrano in un fusibile F1. Questo fusibile, se aperto, è indice di un cortocircuito all'interno della scheda e quindi bisogna fare ulteriori indagini prima di sostituirlo. Televisore acceso con immagine visualizzata. Andiamo a misurare questi 12 V che arrivano dalla scheda madre all'uscita del fusibile per verificare se la tensione è corretta. Dopo aver verificato la presenza della 12 V, andiamo avanti nella nostra analisi. Proseguendo sulla nostra scheda T-Con verso sinistra, troviamo altri componenti marginali e soprattutto i flat di uscita. Ognuna di queste piste porta i clock di sincronismo di gate e di source del colore e il loro danneggiamento può provocare disturbi sull'immagine. Il primo chip che possiamo trovare è il microprocessore dei sincronismi, alimentato spesso a 3,3 V. La tensione per questo chip è data o direttamente dal DC-DC converter, il chip che vedete in primo piano, oppure in alcuni casi direttamente da un altro piccolo integrato che genera direttamente la 3,3 V. In assenza di questa tensione dovremo indagare il chip stabilizzatore a 3,3 V o i condensatori elettrolitici collegati in parallelo sulla linea dei 3,3 V. In presenza invece della tensione del microprocessore dei sincronismi andiamo ad analizzare le tensioni di uscita del DC-DC converter che generano tutte le altre tensioni di riga e di colonna. Riconosciamo questa parte del circuito dalla presenza delle induttanze di grosse dimensioni e dalla sigla del chip Maxim 17122. Dal datasheet in alto vediamo l'ingresso della 12 V, l'uscita della tensione colore AVDD,
nella parte bassa le uscite voltage gate on e voltage gate off, nonché una tensione di feedback da 3,3 volt proveniente dal microprocessore dei sincronismi. Con il multimetro inseriamo il negativo nel telaio dell'apparecchio e intorno a questo chip andiamo a testare la presenza di queste tensioni di ingresso e di uscita. In modo particolare testiamo la presenza della 12 volt in ingresso, la VDD33 proveniente dal microprocessore come feedback, la tensione AVDD di riferimento per i colori massima di 15 volt, la tensione di accensione riga VGON o VGH di 28 volt e la VGOFF. In assenza di una qualunque di queste tensioni dobbiamo andare ad indagare sui relativi condensatori al poliestere collegati su ciascuna linea per verificare che non siano in corto o in perdita. Una volta testate le tensioni di alimentazione generate dal DC-DC converter, scendiamo più nel dettaglio e andiamo ad analizzare il chip gate driver per l'accensione e lo spegnimento della righe. Nel caso specifico, il chip montato su questo TV è un 17121E che serve proprio a gestire le righe. Individuiamo subito il test point VOFF per controllare la tensione negativa di meno 8 volt necessaria per spegnere le righe e, osservando il datasheet di questo chip, vediamo che ha in ingresso dei segnali denominati clock pulse voltage and start vertical. Questi segnali in ingresso, di cui troviamo i test point sul circuito stampato, corrispondono dei segnali di uscita da questo integrato che forniscono il timing per le righe pari e dispari e per, con il segnale Start Vertical Pulse, individuare il primo pixel di ciascuna riga. Tutti questi segnali di clock entrano in maniera seriale all'interno del pannello di vetro e qui verranno trasformati attraverso degli shift register in segnali paralleli che andranno ad attivare i vari gate delle varie righe. Questi segnali di clock sono disponibili sui test point indicati sul circuito stampato. Riguardo alle tensioni da misurare su questo chip, abbiamo la VDD da 3,3 volt in ingresso e alimentazione per questo chip e la VGH e la VGL sempre in ingresso per gestire l'accensione e lo spegnimento delle righe. Anche qui, in caso di anomalia di queste tensioni, occorre controllare i condensatori al poliestere ed eventualmente rimpiazzare questo chip che potrebbe essere difettoso. Ad esempio, con presenza di righe verticali di colore sullo schermo potrebbe esserci una tensione VGH non corretta. O ancora, in presenza di immagine doppia e sfocata, potrebbe esserci la tensione VGL di spegnimento non corretta. Il driver di pilotaggio dei Source in realtà si trova all'interno del pannello e non è accessibile. Pertanto possiamo solo controllare la tensione AVDD massima e la tensione DVDD di alimentazione di questo chip. L'unico chip accessibile per la verifica del colore è il chip di gamma correction, il chip che si occupa di gestire la correzione dei colori all'interno del driver dei colori. In pratica, questo chip di gamma correction agisce nel complesso sull'immagine per ripristinare i colori originari della stessa. Funziona in base a dei valori di tensione di riferimento che possono essere misurati sui test point presenti sul circuito stampato. Ad esempio, in caso in cui i colori delle immagini fossero stonati o non corretti o ancor peggio negativi, dobbiamo andare a controllare i valori di tensione di riferimento presenti su questo gamma chip, che sono valori progressivi. Partono da 0 fino ad arrivare alla tensione massima AVDD di 16 volt. Ogni anomalia su queste tensioni crescenti è da ricondursi al chip o alla rete di componenti esterni.
Qualora questi valori di tensione risultassero corretti, appare evidente che il problema sta nel pannello, eventualmente nei gate driver che controllano l'accensione delle righe o nei source driver che fornisce la tensione di colore al pannello. Qualunque sia la vostra scheda T-Con, adesso siete in grado di individuare l'ingresso della tensione 12 V, il microprocessore centrale che gestisce tutti i sincronismi, il DC-DC converter sulla sinistra con le sue induttanze di contorno, nonché un eventuale stabilizzatore da 3,3 V per fornire l'alimentazione in standby al microprocessore ed infine il chip di gamma correction. Bene amici, a conclusione di quanto detto fin d'ora, vi allego questa semplice tabella con i valori di tensione delle tensioni principali di riferimento di cui abbiamo parlato in questo video, con tutte le nomenclature alternative e i problemi ad esse collegate. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento, se è così vi invito a mettere like ed iscrivervi al canale per supportarmi. Io vi ringrazio della visione e come al solito vi do appuntamento alla prossima volta.